Buongiorno a tutte le mamme di WhatsApp e della nostra comitiva. Io sono la mamma di Natasha e Sharon. Volevo fare una visaglia. Oggi mi sono andata a prendere le bambine a scuola. Si muta a casa, sempre sempre, che le creature vengono a mangiare. E brevi che si rattavano sempre in destra, in destra, in destra. So chiudo avrei. Un marona mi faccio trovare, e capire creature di ne brucchi. Orte santa, gita, ma con me, tengo figli brucchiosi, ma come faccio? Come non faccio? Io sono andata a Napoletone, e così sono chiusa la farmacia, e ho pigliato della pomata, no, della polvere veramente, e ce l'ha già messa in capo. Ma le creature in scuola parlano 2 ore, povere creature. Io volevo dire una cosa, io voi sapete, sono una pulitona, casa mia è pulita e in terra si può mangiare, voi se venite a casa mia potete mangiare pure in terra come fu cane mio. Però ci sono le figlie vostre che io tengo 2 figli sensitivi e creature subito si pigliano collera. Non dicessero vicino ai figli miei, purchio, 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 che quello vostro dispiace e non può neanche più a scuola. Io ci tengo assai a questa cosa, perciò io mi faccio avvisato. Se i figli vostri tenete i brucchi in capo, controllate, è probabile pure che l'hanno ammiscato loro i figli miei. E no che i figli miei hanno ammiscato i figli vostri. Perciò controllate bene, io sono stata precisa che vi ho avvisata. Dopo non dite che io non vi ho avvisato, però i figli miei sono sicuri che i brucchi non l'hanno buttato loro. Perché io sono una pulitona, ok? Amiche mie, comunque voglio sempre bene, voi se volete venire a prendere un caffè, potete venire, che tante creature tengono scollo in fronte. Io poi stasera sproccio verso sera, quindi rimane ne faccio venire a scuola. Quindi, se volete venire, ha già fatto pure un dolcino, e ci prendiamo un po' di caffè, un po' di dolcino insieme, parliamo un po' del meno, del più, del per, come volete voi, vabbè? Voglio bene a sé, assai, e vi abbraccio, mamma.